Buon pomeriggio, bentrovati. E allora prosegue la Trading Week di Le Fonti TV, i top traders in action e top trader in azione proprio qui sulla nostra rete, sulla nostra live streaming financial television dalla sede del dal cuore del centro di Milano. Vi raccontiamo anche oggi l'andamento dei mercati, una giornata che vede il MIB protagonista con un più 0,9% e che lo vede andare a fissare subito i massimi delle ultime 5 sedute, questa compresa, ovviamente posizionandosi appena sopra i 25.500 punti. Il resto dei mercati sono moderatamente vivaci, con Madrid che guadagna lo 0,4, lo stesso guadagno per Parigi, il DAX più timido e più cauto, più 0,09%, e che sostanzialmente consolida insomma l'area di 15.000, sopra l'area di 15.600 punti. Vediamo anche Londra che guadagna lo 0,5%, 7.161, e che pareggia i massimi della vigilia. Siamo a ridosso di quelli dei valori record storici che non vengono raggiunti il 16 giugno scorso, quantomeno il record dal periodo pre-Covid. Londra, ricordiamo, come Madrid, deve ancora tornare ai valori di quel periodo. Segnaliamo anche un andamento positivo anche per quanto riguarda il petrolio, che dopo i 76,2 della giornata di giovedì, della seduta di giovedì, oggi consolida sui massimi a 75,30 con un guadagno dello 0,27%. Brent 76,25, come vedete adesso c'è meno di un dollaro di differenza tra il WTI e il Brent, 75,32 il WTI, 76,27 il Brent. Nuova impennata verso l'alto, anche se al di sotto dei massimi recenti, del natural gas, 3,70 più 0,8%. L'oro si riporta in un'area importante, quello dei 1790 dollari l'oncia, un guadagno prudente dello 0,25%. Anche l'argento è appena sopra lo zero e aggiorna i massimi della seduta, che non veniva raggiunto dal 18 giugno scorso, per un valore di 26,61 dollari l'oncia. Il rame prova a ritrovare lo smalto di un tempo, 1,07%, siamo a 4,31,23 per quanto concerne l'oro rosso. Poi più 1,10 il palladio, che ha recuperato quel meno 10,97 del 17 giugno scorso, adesso si trova a fronte di una nuova resistenza, quella dei 2840 dollari l'oncia. Il platino invece a 1103, e che sta salendo, sta seguendo più o meno quella previsione che avevamo fatto tempo addietro, e cioè un tentativo di recupero fino ai 1100, area in cui si trova, e poi chissà che non riesca a riportarsi insomma in quella zona al di sopra di una resistenza importante, che è stato supporto per diversi mesi, specie tra la seconda settimana di marzo e la prima metà di giugno. E poi ancora guardiamo anche il Bitcoin a 33.525 dollari, in calo di quasi 5 punti percentuali, ancora in una lateralità all'interno della quale si trova intrappolato da metà maggio. Ethereum 2216 meno 4,56%, i tassi di interesse, anzi il rendimento dei tassi di interesse, il BTP guadagna, recupera oggi quanto perso nella seduta di venerdì, e ci troviamo a 0,80 del rendimento della BTP italiano. Meno 0,21 invece il DAX di Francoforte. Per quanto riguarda invece il rendimento dei tassi in America, il Treasury decennale, siamo a 1,42 e come vedete insomma siamo ancora ai livelli minimi della seduta del 2 luglio scorso, mentre il trentennale siamo a 2,04 come rendimento appunto del trentennale, che come sapete più o meno naviga affiancato al decennale in qualche modo. Lo spread è a 101,49 su questa piattaforma. Infine il Forex, che vede il dollar index ancora sopra i 92 punti, 92,23, nonostante un calo netto rispetto a quanto accaduto venerdì, però un engulfing bearish che ci aveva già dato un'indicazione di un possibile nuovo ritracciamento, è il minimo delle ultime tre sedute. Euro dollaro rimane in area 1,18,65, oggi sostanzialmente invariato, ma occhio al pattern rialzista che potrebbe andare a generarsi su questa posizione, il cosiddetto Morningstar. Euro
euro, sterlina 0,8565, il lieve calo rispetto alla valuta britannica, dollaro yen 110,90, ricordiamo il trend, il breakout rotto al rialzo del trend rialzista, nel senso che è stato bucato il muro dei 111 punti. Infine sterlina, dollaro 1,3852, in rialzo dello 0,18% dopo i minimi della seduta di venerdì, che l'aveva portato a 1,3731, mai raggiunto, valori così bassi non si vedevano dal 16 aprile scorso. Questa è la nostra panoramica sui mercati, ci sono tante notizie, ve ne racconteremo nel corso della nostra diretta. È il momento di dare la parola ai nostri premi ospiti e allora dedichiamo questo blocco ai nostri amici di Trend Online. E allora alla vostra sinistra c'è David Pascucci, ciao David. Buon pomeriggio a tutti. E alla vostra destra ecco Christian Ciuffa, ciao Christian. Ciao Giacomo, ciao Davide, ciao a tutti i telespettatori. E allora cominciamo con voi, cominciamo con gli amici di Trend Online, i top traders di Trend Online in action. Ovviamente un saluto anche a Pietro Origlia, un altro insomma della nostra squadra e a cui ci riferiamo spesso insomma per l'analisi dei mercati. Allora, caro David, parto da te, che sei un più o meno insomma abituato a questa fascia oraria del lunedì, per chiederti innanzitutto come è andato il webinar che ti ha visto protagonista. Proprio qui abbiamo scritto top traders di Trend Online in action. È stato proprio così, insomma, hai fatto trading live, quindi con operazioni vere, con analisi vere, con soldi veri soprattutto. E allora, il webinar è andato bene, praticamente vabbè, consisteva insomma in una strategia sul DAX. Abbiamo fatto insomma trading la mattina e insomma ho fatto vedere un po' come mi muovo personalmente in intraday sugli indici, quindi è stata sicuramente proprio a livello formativo, anche soprattutto a livello formativo, è stata una cosa sicuramente molto molto interessante. Sembra che mi sto pavoneggiando, ma in realtà il feedback che ho ricevuto è stato molto positivo, quindi insomma diciamo che è andata molto molto bene e ho fatto appunto, ho messo in relazione come poi vediamo praticamente ogni settimana i vari time frame per poi operare addirittura a livello intraday, quindi diciamo che è andata bene, dai. Oggi il DAX peraltro vediamo che ha ancora volumi abbastanza bassi e siamo comunque, come detto, appunto all'interno di quella lateralità, anche forse rialzista. Tra poco l'analizziamo insieme, David. Prima però vado anche da Christian, perché per un webinar che si è appena svolto ce n'è un altro che sta per partire, che vedrà protagonista Christian. Si parla anche in questo caso di scalping, anche se immagino non sia solamente l'unico argomento, però spiegaci bene, meglio di quanto abbia fatto io, Christian. No, è giusto Giacomo, praticamente è una ci stiamo muovendo sulle strategie, diciamo che è una strategia che si può andare direttamente su trendonline.com/webinar, che è dove ci sono tutti quanti i webinar che abbiamo fatto, tra cui anche quello di David, e è praticamente una strategia intraday sull'euro dollaro che diciamo si fa intorno al 15 minuti, perché poi diciamo c'è una breve visione, di ancora più di breve, per poter poi tradare questo tipo di strategia. È una diretta che si farà il 27 di luglio alle ore 18, quindi vi aspetto per questo webinar. 27 luglio alle 18, non c'è pericolo che si sovrapponga con europei, olimpiadi eccetera eccetera, insomma, quindi andate tranquilli da questo punto di vista. Su Trend Online trovate tutte le informazioni. Christian, rimango da te, poi su euro dollaro ci andiamo volentieri. Prima però volevo dare priorità al nostro indice, quindi a Piazza Affari 25.490, adesso è leggermente sceso rispetto all'apertura, ma comunque sia ci troviamo davanti, scriviamo che il mese di luglio è appena iniziato, così come il secondo semestre, ha un massimo delle ultime 5 sedute, questa compresa. Ci sono quei 25.000 che immagino possano essere un primo livello di resistenza, al momento effettivamente un po' sotto pressione. Ti chiedo insomma qual è la tua visione, in virtù del fatto che appunto è iniziato il secondo semestre, ci sono diversi analisti che vedono un possibile rallentamento dei mercati per tutta una serie di motivi che poi andremo a raccontarvi. Ricordiamoci anche che Milano, insomma, il lotto
8 giugno scorso aveva segnato i 25.926 massimi degli ultimi 12 anni e più o meno gli investitori hanno festeggiato con una o più bottiglie di champagne da stappare, perché appunto erano 13 anni che non si raggiungeva un valore di questo tipo. Cristian, a te la parola. Sì, guarda, Giacomo, diciamo che potrebbe anche, in virtù del fatto che ci troviamo in una, diciamo, in una lateralizzazione di medio periodo, quindi abbiamo praticamente l'ultima candela che ha decretato un po' il livello di supporto e resistenza del 21 di giugno, quindi stiamo in un momento particolare, a parte che vedendola dal punto di vista ciclico mi aspettavo un evento di questo tipo, perché stiamo praticamente sul ciclo finale del ciclo più lungo, quello a 90 giorni, quindi siamo intorno al 45esimo, quasi intorno al 45esimo giorno, quindi diciamo che mi aspettavo almeno un rallentamento anch'io. Più che altro possiamo diciamo vedere che tra i 25.006 fino ai 26.000 c'è quello spazio di possibilità di un doppio massimo, anche perché in questo momento sembra quasi andare a generare un Gartley pattern che proprio lì praticamente ha sui 25.008 ha il completamento, quindi diciamo che sotto certi aspetti, vedendo un po' dal punto di vista ciclico, volumetrico e anche geometrico, diciamo io mi aspetto anche mi potrei aspettare un doppio massimo con comunque relativa continuazione di lateralizzazione. Più che altro ti posso dire, Giacomo, che potrebbe, qualora fossero raggiunti quei 26.000, qualora fossero rotti, un 26.500 sarebbe un ottimo punto di target. Qualora invece non venissero rotti, sicuramente io ancora vedrei già da inizio di giugno, diciamo, quella continuazione eventualmente che potrebbe esserci al ribasso, ritestando ancora i minimi, quindi continuando a lateralizzare. Di certo non prevedo un ulteriore ribasso da qui comunque a fine di questo mese, ma anche scavalcando, diciamo, luglio. Ecco, questa è la mia visione di medio-lungo periodo. Mediobanca è il titolo migliore oggi, più 2,27%, segue Unicredit, tra poco ne parliamo, più 1,58%, Banco BPM più 1,47%, Intesa più 1,4%, come vedete i bancari sono ancora i titoli che trainano il nostro indice. Era è il più venduto, meno 2,2%, Amplifon meno 0,6%, Inuit meno 0,34%, anche Campari perde lo 0,2%, ma come vedete sono vendite piuttosto deboli per questi ultimi due titoli, Inuit e Campari. David, vengo da te, se vuoi aggiungere qualcosa sul MIB volentieri, altrimenti andiamo a vedere l'indice di Francoforte. No, partiamo subito da Francoforte, dai. Ok, volentieri. Ok, allora un attimo che faccio la condivisione dello schermo, così almeno abbiamo una... Ecco, non so se vedete, dovrebbe apparire... Allora, sì, adesso che stai, diciamo, rimpicciolendo un po' lo schermo, riusciamo. Eccolo qua, adesso vediamo un po'. Ok, lo sto vedendo adesso. Eccolo qua, perfetto. Allora, questo è un grafico mensile. È un mensile, perfetto. Questo è un grafico mensile. Allora, come vediamo sul DAX, praticamente questi sono 6 mesi consecutivi di salita, quindi diciamo che bisogna già stare un po' in allerta, perché abbiamo già visto ad esempio nel 2016 come il mercato dopo 6 mesi, poi il settimo mese addirittura se n'è andato giù. Qui stiamo facendo nuovi massimi storici, che l'abbiamo fatti già lo scorso mese, e secondo me, visto che la situazione macro per il momento ancora non è cambiata, molto probabilmente proseguiamo al rialzo e andiamo a fare nuovi massimi. E qua bisogna fermarsi un attimo, perché poi c'è una particolarità che vorrei far vedere dopo sul Nasdaq,
Sì. Ossia il fatto che, come dicevo già insomma nelle precedenti interviste, è proprio nel mese di luglio che io mi aspetto un ritracciamento generalizzato su tutti i mercati azionari. Quindi molto probabilmente la dinamica di breve, adesso ho switchato su un grafico settimanale, sì. Perdonatemi se switcho parecchio, però insomma... No, no, ma tu switcha quanto vuoi, ci avverti e noi ti seguiamo, insomma sappiamo che tipo di analisi, che tipo di insomma impostazione ha la tua analisi, vai pure, sì. Ti ho interrotto. Allora vediamo insomma questo grafico settimanale, vediamo che ogni volta che il DAX è andato a pizzicare qui 15,5, comunque è andato sotto i 15,5 su base settimanale, il mercato ha sempre ricomprato, la dinamica di base è long, quindi io mi aspetto questa settimana un allungo sui massimi, quindi che vuol dire? Andiamo molto probabilmente oltre i 15,8. Sarà cruciale vedere nelle dinamiche di breve cosa succede sopra i 15,8, perché secondo me proprio da lì potrebbe esserci, o comunque potrebbero iniziare ad esserci dei segnali di vendita anche importanti, e potrebbe esserci un ritracciamento nel corso del mese compreso tra l'8 e il 10%. Quindi non è che stiamo parlando di poca roba, parliamo di un ritracciamento interessante. Ovviamente non è un crollo, è solo un ritracciamento, almeno per il momento. Sì. E quindi molto probabilmente la dinamica anche attuale per il momento è rialzista, lo vediamo anche qua sul grafico a 4 ore, praticamente è stata negata questa dinamica di base short stamattina. Anzi, il mercato è andato proprio a ripizzicare i minimi a 15,540, 15,530 e li ha ricomprati senza batterci. Certo. Esatto. Stessa cosa sta succedendo sul Nasdaq, dove voglio farvi vedere una situazione tecnica molto interessante. Allora, questo è il grafico a 4 ore, quindi di breve. La dinamica qui rimane, secondo me, fortemente rialzista a questo punto. Cioè il mercato è andato a ricomprare i 14,7 fondamentalmente, adesso sta tentando di allungare, ma lo vediamo proprio a livello armonico. Secondo me andremo a pizzicare 14,8. Quello che voglio farvi vedere è la dinamica settimanale. Ragazzi, sono ben 7 settimane di rialzo consecutivo. Questo evento sul Nasdaq è abbastanza raro. Quindi mi aspetto che i nuovi massimi di Nasdaq potrebbero essere venduti. E di conseguenza quella che potremmo vedere proprio questa settimana potrebbe essere una settimana short che potrebbe prepararci eventualmente a quel ritracciamento importante che potremmo vedere appunto nel mese di luglio. Quindi facciamo attenzione, sì, la situazione è ancora long, ma fatti i nuovi massimi, magari toccati 14,8. Io così a occhio direi che il mercato potrebbe arrivare a toccare 14,9 e poi iniziare magari a scendere. Però per il momento la situazione di breve è long, ma è un long che sta cercando secondo me livelli da vendere nel medio breve periodo. Quindi facciamo un po' attenzione a come si stanno muovendo i mercati. Se non erro ci sono i minute del FOMC o domani o dopodomani, sì. Senza conferenza stampa, quindi sarà praticamente un comunicato. E quindi i mercati saranno liberi di interpretarli come meglio credono, senza che ci sia qualcuno che dica no però l'inflazione è così, no però presto per i tapering, dati, punto, fine. Sì, esatto, cioè non è una situazione, cioè la situazione macro è cambiata, adesso lasciamo stare che i tassi di interesse non sono stati ritoccati, ma la situazione macro è cambiata, l'inflazione è salita, lasciamo perdere che è per, diciamo, causa esogena, cioè i prezzi dell'energia eccetera eccetera, però ragazzi l'inflazione è salita e penso proprio che le banche centrali, oltre a parlare del fatto che riescano a contenerla, poi devono dimostrarlo, quindi diciamo che i mercati in questo momento sono ragionevolmente dubbiosi per quanto riguarda quello che potrebbe succedere nel lungo periodo. Di conseguenza secondo me un ritracciamento di mercato, vista anche questa situazione, ci starebbe tutto. A questo punto torno da Christian, abbiamo analizzato il Nasdaq, per dare un occhio, se sei d'accordo Christian, anche allo Standard & Poor's 500, sappiamo che insomma tra poco più di mezz'ora insomma anche Wall Street avvierà le contrattazioni, io ne approfitto per dare velocemente le indicazioni
dei future, mentre insomma Wall Street, è evidente che l'Europa al momento, soprattutto Milano, abbia in qualche modo il vento in poppa. Allora, Dow Jones più 0,06%, lo Standard & Poor's è sostanzialmente invariato, il Nasdaq segnala un meno 0,06%. Christian, torno da te, vediamo insomma qual è la tua valutazione sullo Standard & Poor's 500, se in qualche modo si assomiglia a quella fornita da David. Tutto sommato insomma su Milano e su Francoforte non avete fornito analisi così diverse, insomma entrambi avete segnalato che si potrebbe salire ancora di più, per poi osservare o una lateralizzazione per il MIB o un lieve ritracciamento per quanto riguarda il DAX. Christian. Sì Giacomo, ma sullo Standard & Poor's secondo me siamo sempre in zona, anche qui mi trovo concorde con David, perché la mia visione è fine 4.004, cioè nel senso che abbiamo raggiunto un livello che sono i 4.321, che è un livello molto importante. Qui abbiamo una spinta forte della politica che sta attuando gli Stati Uniti, è una politica basata molto sul rinforzare il dollaro, ma è ovvio che il tech che sta facendo moltissimo per gli Stati Uniti sta movimentando poi quella parte del dove ci sono tantissimi poi denari dell'S&P che potrebbe ancora spingere rispetto a un Nasdaq che è completamente sottotono. Ma lo stiamo vedendo già da qualche tempo, infatti il Dow Jones abbiamo un completamente sottotono. Perché? Perché stiamo ancora lateralizzando intorno a quei 34.008. Quindi secondo me, arrivando dal Nasdaq forte, come diceva Davide poc'anzi, andiamo a vedere un S&P che non solo ha rotto i 4.321, che era una mia zona molto importante, ma potrebbe arrivare a 4.004 essendo un ottimo punto tecnico, perché parliamo di circa un 161% di Fibonacci del trend, poi quello ribassista, dell'impulso ribassista molto importante del 10 maggio. E poi arriviamo anche a un punto importante anche a livello settimanale, perché potrebbe andare a spingere quest'ultima candela, per quel poco che basta. Vediamo già la candela del 21 giugno rispetto a quella del 28 giugno, che è relativamente, stiamo praticamente andando su un pattern grafico importante, quindi secondo me potrebbe essere un ultimo spunto anche questo sullo Standard & Poor's, decisivo per poter andare a prendere la prossima esaustività del mercato, per poter poi prendere un ritracciamento che potrebbe far ritornare il prezzo a dei punti fondamentali, tra cui un punto importante che è quello dei 4.200, che è una forte struttura volumetrica di lunghissimo periodo, e che ci ha fornito sempre, guarda caso, attorno a quel prezzo una lateralizzazione che è avvenuta tra il 3 di maggio fino al 21 di giugno. Quindi vedi Giacomo, c'è veramente un aspetto importante da non sottovalutare nello Standard & Poor's, perché potrebbe essere proprio quell'indice che, vedendo anche il VIX, no? Mettendolo a confronto anche con quello che sta succedendo sul VIX, infatti vediamo un trasporto verso quei 10 punti tra i 15 e i 10, quei 11,50, potrebbero far appunto avvalorare l'ipotesi di questa visione rialzista dell'S&P.
Questo è l'11.50 di cui parlava Christian sul VIX, ma vi mostro anche di cosa stiamo parlando per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500. Questo è un grafico settimanale e questi sono i 4.120, se non ricordo male, che era la soglia importante che segnalava Christian, superata al rialzo. L'ha usato, adesso lo sta usando come supporto, e il mese di luglio, come vedete, è iniziato in maniera, lo dico sempre, arrogante, cioè quando usa i massimi della candela precedente come supporto a sua volta. La lateralità del Dow Jones si vede sempre a livello di grafico settimanale, nel senso che c'è un valore massimo che non è stato più oltrepassato, quello del mese di maggio, insomma, a 35.091. Questa è la situazione su Wall Street. Volevo tornare su Piazza Affari, lo faccio con David, perché oggi si parla tanto di Unicredit, innanzitutto perché gli analisti della banca centrale, scusate, della banca milanese, hanno rivisto al rialzo sia il PIL statunitense e sia quello dell'Eurozona. Si aspettano anche una robusta stagione di trimestrali. Quanto alle banche centrali, attenzione, perché si aspettano gli analisti della banca milanese un tapering da gennaio 2022, quindi da decisamente vedono un anticipo piuttosto forte, insomma, di mossa da parte della Fed, e una BCE falco, hawkish, poco dopo. E questo innanzitutto per quanto riguarda gli analisti di Unicredit, mentre per quanto riguarda Unicredit stesso, quell'utile di 3 miliardi che non convince Deutsche Bank. L'investor relator della banca ha incontrato gli analisti in una pre-call sui risultati del primo trimestre, saranno pubblicati il 30 luglio, il titolo scambia a multipli depressi e a breve il mercato se ne accorgerà, tuttavia Deutsche Bank solleva alcuni dubbi su tre punti a partire dai prestiti. Questo è il punto degli analisti di Deutsche Bank. Io farei un'analisi tecnica anche per quanto riguarda Unicredit, che oggi guadagna l'1,58%, il titolo più performante del settore bancario assieme a Mediobanca, con David Pascucci. Io qui sono ancora sul weekly, mi risposto nuovamente sul daily per vedere che oggi siamo all'interno dei valori di venerdì, siamo a 10,17 euro ad azione. Prego David. Sì, sono passato alla condivisione schermo anche adesso. Vai, ok, perfetto. Questo è il grafico praticamente che utilizzo storico su Unicredit, sì. Questa zona rossa doveva essere la zona di vendita, no? Ex zona di supporto, che la vediamo in verde. Il mercato che qualche settimana fa è andato a pizzicare gli 11 euro, adesso si sta riappoggiando su area 10. Che sta succedendo? Diciamo una situazione molto simile a quella degli indici, cioè il mercato molto probabilmente sta tentando ancora di spingere al rialzo, però siamo vicini a quello che potrebbe essere appunto una discesa del mercato. Quindi insomma, prepariamoci. Per il momento la situazione è questa: il mercato sta appoggiando in area 10. Molto probabilmente la dinamica rimane long nel brevissimo, cioè se rimane long per il DAX, se rimane long per il Nasdaq, non vedo perché non dovrebbe rimanere long per Unicredit. Quindi insomma, molto probabilmente mi potrei anche sbilanciare a dire questa cosa che potrebbe sembrare esagerata, ma Unicredit secondo me potrebbe andare di nuovo addirittura a rompere 11, andare a toccare gli 11.15, 11.30 come ho detto tanto tempo fa, e poi da qui iniziare magari un bel movimento ribassista molto importante. Quindi insomma, per il momento secondo me la dinamica sembra, no, voglia diventare short adesso. In realtà adesso molto probabilmente si sta preparando per l'ultimo long prima di una discesa che potrebbe essere rilevante non solo per Unicredit ma anche per gli altri indici. Dal classico Unicredit, tra i titoli più scambiati del FTSE MIB, al nuovo, tra virgolette, e cioè all'andamento di un altro asset che invece insomma segue diciamo direzioni e diciamo così, insomma, equilibri tutti suoi, anche se effettivamente stiamo assistendo invece, mi riferisco al Bitcoin, a un comportamento tutto sommato neanche così diverso, insomma, rispetto a altri asset che abbiamo osservato. Caro Christian, faccio riferimento al Bitcoin che oggi perde oltre il 5 punti percentuali.
cancellando quelle tre timide sedute all'insegna degli acquisti che erano stati mercoledì, giovedì e venerdì scorsi. In tutto erano stato un guadagno di 4 punti percentuali, che in tre sedute per il Bitcoin non è così tanta roba. Oggi c'è un meno 5,09, che di fatto riporta la principale criptovaluta, mantiene la principale criptovaluta all'interno di questa lateralità ampia a partire da maggio, ma anche più stretta a partire dagli ultimi 10 giorni di giugno. Vedo che non si riesce a superare un'area intorno ai 36.600, correggimi se sbaglio, che insomma diventa un ulteriore livello da superare se si vuole riportare quantomeno in area 40. Christian. Sì, Giacomo, praticamente possiamo vederla in due modi, cioè nel senso, dal punto di vista proprio fondamentale, il Bitcoin nel suo progetto ha determinati standard qualitativi, determinati punti di aggiornamento che già abbiamo visto i vari halving che sono stati fatti finora, e diciamo sicuramente ce ne saranno anche altri. Il problema qual è? Il problema è che ci sono state in questo momento delle prese di profitto, quindi avendo avuto delle prese di profitto di grosse entità, è ovvio che il prezzo poi sia andato a ritestare una zona che comunque era già una zona molto importante, che appunto è quella dei 32.100. Diciamo che più che altro io la vedo in questo modo. Sono sempre rialzista su lungo periodo, sai benissimo Giacomo, io sono pro Bitcoin, quindi sicuramente è una mia visione, è quella di vederlo addirittura superare ancora i 64.000, sì. E sicuramente ha tutte le caratteristiche per farlo. Perché? Perché questo io lo vedo proprio come un ritracciamento di un trend positivo che praticamente è da ottobre fino ad adesso, fino al 12 aprile, è stato un trend rialzista, ha formato questa correzione e potrebbe, secondo me, solamente avere due aspetti questa correzione: continuare ma rimbalzare, comunque continuare a rimbalzare intorno a quei due supporti importanti, che sono i 28.000 e i 24.000 e 500, che sono quei supporti importanti dove praticamente il Bitcoin ha avuto grosse diciamo rotture volumetriche. Ma più che altro io vedo un altro aspetto ancora importante, che è quello della 50 periodi, cioè di una media che comunque ha testato nuovamente il Bitcoin sul settimanale, e che andando sul giornaliero addirittura sta per appunto avere un retest su un volume. Si è frizzato Christian proprio sulla parola volume con cui stava cercando di completare la sua analisi. Non so se ce l'abbiamo ancora collegato o se invece è caduto. Regia? Facciamo così, no, in realtà sono le 15.04, siamo un po' in ritardo, per cui sì, chiamiamolo, ma solo per salutarlo. Io credo che più o meno la sua view su Bitcoin era chiaro. Innanzitutto saluto ovviamente David Pascucci, che è ancora qui con noi, corretto? No, è andato via pure lui, ma nel senso che sono caduti tutti e due contemporaneamente? Prima uno, poi l'altro, perfetto. E allora facciamo così, noi li richiamiamo, intanto però li ringrazio perché siamo andati un po' oltre l'orario consentito, ma era inevitabile, avendo due bravi, insomma, trader in quella fascia che di solito dedichiamo solamente a David. Quindi facciamo così, andiamo adesso in pubblicità, rimanete in nostra compagnia perché al rientro abbiamo altri due ospiti importanti, e allora rimanete con noi.